Ciao, sono Enrica e nel video di oggi vi racconto quali sono i due errori che più comunemente si commettono in una sales page, cioè in quelle pagine del sito che servono proprio a vendere un prodotto oppure un servizio. Per parlare di sales page oggi faccio l'esempio pratico di Certo, che è uno studio di certificazione edilizia. Sul sito di Certo ci sono diverse sales page, ne ho scelta una ed è quella che analizzerò oggi in questo video. Prima di iniziare ringrazio pubblicamente Sonia che si è candidata per questo video di prima impressione. E Sonia, so che non è facile ricevere questo tipo di critiche, anche se costruttive in pubblico. Quindi volevo, per ringraziarti, regalarti un mese di abbonamento su Guido, che è la mia libreria di risorse per imparare il marketing online. Su Guido trovi proprio una raccolta dedicata tutta alle sales page, quindi spero che ti aiuti a lavorare sui due punti che solleverò oggi e migliorare le sales page del tuo sito. Sonia, la prima cosa che noto sulle vostre sales page è un approccio un po' impersonale alla materia. Un po' come se invece di cercare di vendere voi come team di professionisti, steste cercando di vendere il servizio in sé. Quindi, ad esempio, sulla sales page delle pratiche catastali leggo la sezione che cos'è e come funziona e mi stupisce questo approccio molto divulgativo, no? Mi stai cercando di spiegare che cos'è una pratica catastale, ma non mi stai dicendo qual è la differenza ad avere te come consulente per la mia pratica catastale. È un po' come se io sul mio sito sensibilizzassi sulla necessità di avere un consulente per il marketing online, oppure sulla necessità di prendersi cura del proprio marketing online, ma non dicesti mai dell'importanza di assumere me come consulente per il proprio marketing online. Invece lo scopo di una sales page è proprio questo, mettere al centro le proprie competenze, quindi sento un po' la mancanza di questo aspetto nelle vostre sales page. Il secondo errore che trovo nella tua sales page è un errore che si commette molto spesso, e cioè che tu ti rivolgi a me definendomi genericamente il cliente e non parlandomi direttamente come se io fossi lì presente. È un errore che si commette molto spesso perché quando si scrive una sales page in effetti non si ha l'impressione di stare intrattenendo una conversazione, anche perché è un testo scritto e quindi è normale. In realtà però bisognerebbe proprio scrivere questa sales page come se il cliente fosse lì presente. Io sono lì e sto cercando di vendergli i miei prodotti o i miei servizi e quindi li devo convincere anche del fatto che esiste già una qualche relazione tra me e loro. Questo aspetto del costruire una relazione già a partire dalla sales page è molto importante, perché vendere online è molto difficile, soprattutto vendere servizi online è difficile. Quindi abbattere le prime barriere e dare già l'impressione che sia facile avere un primo contatto subito a partire dalla sales page è fondamentale. Riassumendo, le sales page sono la parte più importante di un sito, perché sono le pagine che mi aiutano a vendere i miei servizi o i miei prodotti. Le sales page sono più efficaci se io faccio due cose. La prima cosa è mettere al centro le mie competenze, convincere i miei potenziali clienti del fatto che io sono la persona giusta per loro. La seconda cosa che devo fare è iniziare a costruire un dialogo diretto, quindi rivolgermi a loro in maniera appunto diretta, non fare troppi giri di parole. Se posso dare un consiglio finale per te, Sonia, è rileggete le vostre sales page cercando un modo di farvi ricordare, di andare dritti al punto e di essere memorabili per i vostri potenziali clienti. Per oggi è tutto, ricordo che questo era solo un veloce video di prima impressione, non un'analisi vera e propria, e che nel caso uno volesse approfondire può andare su ericacrivello.it/guido. Lì c'è un'intera libreria di risorse per imparare il marketing online e per approfondire i temi che ho sollevato oggi, perché in particolare una delle raccolte di Guido è dedicata proprio alle sales page. Noi nel frattempo ci vediamo tra due domeniche con il prossimo video di prima impressione e per rimanere aggiornati c'è l'iscrizione al mio canale YouTube oppure l'iscrizione alla newsletter. Vi lascio qua sotto i link. Grazie e a presto!